Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6, anche questa ovviamente dedicata per intero all'emergenza Covid-19. Una governance nuova dovendo partire da zero. Risponde così alle critiche arrivate negli ultimi giorni sulla gestione dell'emergenza sanitaria da parte della regione Abruzzo, il referente regionale, il dottor Alberto Albani. Vediamo il servizio curato da Alfredo Primante. Abbiamo messo a punto una governance del sistema partendo praticamente da zero. Non esistevano di fatto procedure già codificate. Oggi, però, a quasi 2 mesi dall'inizio dell'emergenza, credo sia importante tracciare un piccolo bilancio. A parlare il dottor Alberto Albani, referente regionale per le maxi emergenze sanitarie, che da fine gennaio sta guidando la task force regionale sul Covid-19. Capisco che la situazione contingente possa portare ad avere una certa percezione della realtà, dice Albani, ma è opportuno ricordare che la regione è intervenuta tempestivamente con specifiche ordinanze su molteplici fronti che si sono aperti in queste settimane, a partire dalla sospensione delle attività ambulatoriali e di tutte le prestazioni sanitarie non urgenti e poi anche e soprattutto l'individuazione e l'allestimento dei presidi ospedalieri dedicati alla gestione dei pazienti contagiati. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi le aziende sanitarie hanno ricevuto 16.520 mascherine FFP3, 214.380 FFP2, 261.017 mascherine chirurgiche, 111.400 guanti, 46.700 cuffie, 7.340 tute, 127.700 calzari, 6.643 occhiali, 4.086 camici, 1.250 termometri, 2.050 visiere, 144.000 litri di gel igienizzante e poi ancora 44 ventilatori e 323 monitor. Questo per ribadire, conclude Albani, che il sistema Abruzzo c'è ed è efficiente e ne fanno parte tanti validi professionisti in campo per combattere il Covid-19. Alle polemiche di questi giorni e di queste ore risponde anche l'assessore alla sanità Nicoletta Veri. Fortunatamente le critiche strumentali, dice l'assessore, non hanno il potere di modificare i risultati concreti che ogni giorno raggiungiamo nella gestione della pandemia. Verino nega che ci siano state delle falle, ma dice non si può accusare la giunta se in alcuni ospedali, specie nella fase acuta dell'aumento dei positivi, si siano registrati contagi in diversi reparti. È un attacco odioso, continua la Verì, perché tutti ormai sanno che non c'è alcuna certezza che un ricoverato senza sintomi che arrivi in ospedale in urgenza sia negativo al virus. Giocano un ruolo importante le informazioni fornite dallo stesso e dai suoi accompagnatori al momento dell'accettazione. Forse chi ci critica non si è accorto che gli ospedali abruzzesi non sono chiusi, continua la Verì, e che continuano a ricoverare centinaia di persone ogni giorno per patologie diverse dal Covid. Lo stesso fanno le strutture residenziali, assistenziali e sociosanitarie, per le quali sono state rafforzate misure di sicurezza sanitaria e relativi controlli. Sulla questione dei tamponi, Verì ha precisato che ogni giorno si è spiegato il perché non tutti i tamponi vengano processati con la stessa tempistica e chiarito perché si è scelto di individuare alcuni ospedali Covid e non altri, le ragioni della realizzazione dei nuovi Covid hospital per la fase 2 e si sta cercando di risolvere anche la questione delle indennità aggiuntive del personale sanitario. Risposte dunque alle critiche sulla gestione della sanità in questo momento di pandemia da coronavirus, però insomma le criticità evidentemente restano. Ad esempio ieri il sindaco di Guardiagrele Dal Pozzo ha presentato un esposto in procura proprio lamentando il ritardo delle diagnosi dei tamponi. E noi nella nostra consueta finestra siamo proprio a Guardiagrele, in provincia di Chieti, con il diretto interessato, proprio con il sindaco Simone Dal Pozzo, al microfono ovviamente di Paolo Renzetti. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, buon pomeriggio, un saluto ai nostri telespettatori da Guardiagrele, un saluto e un ringraziamento al primo cittadino Simone Dal Pozzo. Grazie Sindaco per aver accolto il nostro invito. Allora abbiamo ascoltato il servizio precedente, ieri notizia di poche ore fa di questo esposto alla Procura della Repubblica di Chieti per il ritardo nei tamponi, nei risultati dei tamponi che lei ha richiesto soprattutto per il personale sanitario dell'ospedale di Guardiagrele, un'iniziativa forte.
Sì, un'iniziativa forte alla quale sono stato costretto e che mai avrei immaginato di dover adottare. Il problema è quello di aver saputo in via del tutto informale della positività di due operatori all'interno del presidio, e cosa che mi ha visto subito prontamente inviare una nota con la quale chiedevo di eseguire i tamponi su tutti gli altri operatori e sui pazienti, perché diciamo, non sfugge a nessuno il fatto che il ritardo nella consegna dei risultati può determinare una situazione per la quale un eventuale soggetto positivo vada in circolazione, e ancora di più diciamo, la cosa è preoccupante all'interno di una struttura sanitaria essendo positivo. Il problema è che alla richiesta, alla diffida che ho fatto lunedì non c'è stata risposta. Il giorno successivo addirittura ho adottato un'ordinanza con la quale imponevo alla Regione e alla ASL di consegnare questi risultati e di effettuare gli esami anche sugli operatori tutti, quindi non solo quelli sanitari ma anche quelli che prestano diciamo, attività di tipo tecnico, quindi cucine, pulizie, personale di vigilanza. E di fronte alla mancata risposta anche a questa ordinanza, ieri mattina ho dovuto necessariamente fare il passo successivo, che è quello di un esposto alla Procura della Repubblica. È chiaro che questo non è, come ho detto in altre occasioni, un trofeo da esibire, è solo purtroppo la certificazione che evidentemente c'è qualcosa che non funziona, anche perché sappiamo che i risultati vengono consegnati in altre strutture in tempi rapidissimi, questione di ore, addirittura il giorno successivo, quindi io ritengo che ci sia la possibilità di adottare delle soluzioni alternative. Lei ha avuto delle interlocuzioni anche con la ASL di Chieti? Allora, io diciamo, in questa vicenda ho avuto all'indomani dell'ordinanza, prima dell'ordinanza, una telefonata dell'assessore regionale che mi diceva semplicemente quello che poi in realtà ha ribadito con il comunicato di oggi, che ci sono delle difficoltà, il fatto che manchino i reagenti, ma anche questa è una situazione che non può giustificare i ritardi, perché parliamo di ritardi di 10, 15, 20 giorni, non è che parliamo di ritardi di qualche ora. E poi ho sentito il direttore del Dipartimento Sanità della Regione, il quale semplicemente mi ha detto che bisogna affidarsi ai tecnici. Ho sentito l'unità di crisi della Regione, la quale mi ha detto che avrebbe prontamente interessato la ASL. E ho avuto una nota di riscontro da parte del direttore medico del Presidio Territoriale di Assistenza di Guardia Grele, la quale per parte sua poteva solo dirmi, e questo mi ha detto, che aveva fatto ciò che era nel suo potere, quindi la questione dei tamponi non è nelle mani del responsabile della struttura e non è neanche nelle mani della Regione fondamentalmente. E a esposto depositato ho avuto la telefonata del nuovo direttore sanitario dell'ASL di Chieti, che però diciamo, non ha potuto aggiungere nessuna novità. Una risposta che ho avuto diciamo, che mi ha molto rammaricato è un comunicato stampa dell'assessore Mauro Febbo, il quale praticamente ha detto che non devo emettere editti stravaganti, sottolineando che non sto facendo nulla. Questa diciamo, è un'attenzione che tempo sprecato, a mio avviso. Il tempo di chi è il governo della regione deve essere impiegato per dare le risposte anche a queste domande. Puoi dire ad un sindaco che non fa nulla, sinceramente è un'offesa probabilmente a tutti, anche a tutti gli altri colleghi, e sicuramente alla cittadinanza, che freme con me per avere le risposte che ci attendiamo. Ora, alla luce di questo atto che lei ha fatto ieri con questo esposto alla Procura della Repubblica, cosa si aspetta sostanzialmente nelle prossime ore? Allora, io so che ieri mattina mi è stato comunicato, sempre informalmente, perché purtroppo la costante è quella di non dare risposte, so che è stato diciamo, effettuato il tampone sugli altri operatori e immagino anche sui pazienti. Quanto dovremmo aspettare per avere anche questi risultati? Questa è la domanda delle domande. Io diciamo, non voglio anticipare nulla, sto cercando di comprendere quale tipo di soluzione da parte mia, da parte di un sindaco che non ha nessun diciamo, potere di governo,
governo della situazione, quindi stiamo cercando di capire quale soluzione si può offrire. Noi nell'ambito della questione sanità non è il primo intervento che facciamo, non è il primo intervento che chiediamo. Ad esempio all'inizio, quindi parlo di un mese e mezzo fa dell'emergenza, noi abbiamo anche chiesto alla Regione e alla ASL di considerare il presidio di Guardia Grele per la gestione dell'emergenza. Per quale motivo? Perché, e oggi anche l'assessore Veri lo dice, quando dichiara che ci sono, che continuano comunque i ricoveri al di là della patologia del Covid-19, quindi noi un mese e mezzo fa avevamo detto: guardate che le patologie croniche, le patologie soprattutto della popolazione anziana, non vengono sospese con un decreto in questa fase di emergenza, quindi abbiamo sicuramente necessità anche di posti letto per questo tipo di popolazione. Anche a questa domanda, a questa istanza non c'è stata nessuna risposta, nessuna attenzione. Ne abbiamo fatto addirittura una proposta di legge che insieme con me hanno sottoscritto altri 47 sindaci delle 4 province della regione Abruzzo. Purtroppo in questa fase di emergenza, che forse qualcuno pensa di gestire con mezzi ordinari, quando invece è assolutamente straordinaria, assurda per certi aspetti, comunque si è dimostrata, non lo dico io, ma lo dicono anche le riviste e gli articoli scientifici sull'organizzazione della sanità, ci dicono che la programmazione come è stata fatta negli ultimi anni è una programmazione del tutto fallimentare, sia per quanto riguarda la gestione delle acuzie, perché c'è stata un taglio di posti letto incredibile, noi adesso siamo addirittura al di sotto del livello minimo che le norme stabiliscono, ma anche da un punto di vista della sanità territoriale, quindi è chiaro che terminata l'emergenza, ma dobbiamo pensarci già da adesso, e noi ci stiamo facendo carico anche di questo, bisognerà riscrivere letteralmente tutto. Andrea, se c'è qualche domanda per il primo cittadino di Guardia Grele, sì, noi siamo sì, qui. Intanto sul fronte del suo comune, del comune di Guardia Grele, qual è la situazione in generale? E poi alcune settimane fa ha preso iniziativa proprio il sindaco per reperire dispositivi di protezione individuale, mascherine da distribuire alla collettività. Quindi se ci può fare un po' il punto della situazione sotto questo profilo. Poi volevo sollecitare proprio sui cosiddetti piccoli ospedali, c'è a Guardia Grele il Santissima Immacolata, ma ho visto già che il sindaco mi ha anticipato, perché ha fatto un'analisi di quelle che possono essere poi le prospettive di rilancio della sanità e anche del nosocomio guardiese. Prego. Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda la situazione a Guardia Grele, i casi di positività sono 4, si tratta di persone che si trovano in isolamento domiciliare, li sento periodicamente, quindi so che la situazione si evolve senza particolari complicazioni. Per quanto riguarda il tema dei dispositivi, il comune di Guardia Grele, come nella generalità delle situazioni, ha avuto, soprattutto all'inizio, pur avendo fatto molto tempestivamente degli ordini, l'impossibilità di disporre di dispositivi per tutti i residenti. Questo magari è possibile per comuni più piccoli che hanno un numero ridotto di abitanti. Una realtà come la nostra, circa 9.000 abitanti, è chiaro che con molta difficoltà riuscirebbe a fare fronte a questa necessità. In ogni caso, sia grazie a delle donazioni che sono arrivate in comune, sia grazie ai dispositivi che in parte ci sono stati dati dalla Protezione Civile, in parte abbiamo acquistato, stiamo dando le risposte mediante un contatto che si può attivare con il servizio sociale del comune per consegnarle a chi effettivamente ne abbia bisogno, quindi persone esposte a rischio, persone che non abbiano la disponibilità e la possibilità di acquistarle. E quindi che per questa e per tutte le necessità di diverso tipo che ci sono, il comune attraverso i suoi uffici riesce a dare le risposte.
Tornando alla questione a proposito di dispositivi, il Comune di Guardia Grele è in una primissima fase, parliamo oramai di un mese fa circa, si è fatto carico anche di fare una distribuzione al personale del 118 di Guardia Grele. Questo per dire che, diciamo, quando si pone un problema lo si fa, non lo si fa con spirito polemico, ma assolutamente con spirito di servizio, e quindi con questa stessa logica abbiamo agito in quella occasione. Per quanto riguarda la questione che mi veniva nuovamente sollecitata dei piccoli presidi, noi abbiamo sostenuto da sempre e all'inizio di questa battaglia che diciamo, per quello che riguarda la fase più recente, iniziata esattamente 10 anni fa, siamo stati costretti sempre a dover ricorrere alla giustizia, in quel caso lì la giustizia amministrativa, e contro i provvedimenti che erano anche dei tribunali che ci davano ragione e che facevano comprendere come fosse e sia necessario pensare soprattutto alla popolazione affetta da patologie non complesse, ma da patologie di media e bassa complessità che riguardano prevalentemente la popolazione anziana. C'è necessità di questi presidi, perché è chiaro che i presidi maggiori devono occuparsi delle complessità più importanti e i presidi minori, quindi quelli delle nostre realtà, anche realtà delle zone interne e realtà che fanno da cerniera, come il caso di Guardia Grele, tra l'interno montano e la costa, la zona metropolitana, quindi queste non possono essere esigenze da trascurare. Ecco perché considerando il fatto che, come anche il legislatore nazionale oramai si sta indirizzando, ci troviamo in una fase di riprogrammazione. Anche a livello territoriale c'è stata una riprogrammazione con l'individuazione di queste unità speciali, tra parentesi singolare che l'unità speciale di continuità assistenziale per il nostro distretto non sia stata ubicata nel presidio di Guardia Grele ma in una località vicina, Orsogna, che sicuramente fa parte del nostro distretto ma non ha una struttura idonea o comunque una struttura complessa come il presidio di Guardia Grele. Quindi nel momento in cui si sta rivedendo il tutto, noi riteniamo che vada ripristinato un principio di giustizia, un principio di equità, perché non possiamo tollerare quella sorta di darwinismo sanitario per il quale diciamo, chi ha più possibilità di curarsi magari per vicinanza a un presidio o anche per disponibilità economiche debba invece rinunciarvi, perché la risposta a questa esigenza non c'è. Noi pensiamo, non lo penso solo io ma lo pensa sicuramente tutta quanta la città, tutte le forze che sono interessate al tema della sanità, noi pensiamo che bisogna assolutamente riconsiderare il ruolo di questi piccoli presidi. A posto, Paolo. Perfetto, grazie. Allora, grazie. Sì, grazie davvero per questo contributo prezioso al primo cittadino di Guardia Grele, Simone Dal Pozzo. È tutto da Guardia Grele, linea che può tornare allo studio. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. A te, Andrea. Grazie Paolo, grazie al sindaco di Guardia Grele. Noi però restiamo in zona a proposito di ulteriori criticità nella sanità abruzzese, perché il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, ha firmato l'ordinanza sul centro anziani Santa Maria, test molecolari su tutti gli operatori e stop a visite e nuovi ospiti. Vediamo il servizio. È ormai chiaro che all'interno della residenza per anziani Santa Maria di Atessa si è sviluppato un focolaio di Covid-19. Secondo gli ultimi dati a disposizione sono infatti 20 casi positivi, la metà delle persone tra ospiti e operatori che gravitano sul centro. Il numero include anche le due persone decedute nelle scorse settimane, mentre si è in attesa dell'esito del test su un terzo ospite venuto a mancare lo scorso 10 aprile. Un dato definito allarmante dal sindaco Giulio Borrelli, che per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica ha emesso un'ordinanza che dispone il test molecolare su tutti gli operatori, vieta l'ingresso di visite e nuovi ospiti nella struttura. Inoltre, a conclusione della propria attività lavorativa giornaliera, l'operatore deve in via preferenziale pernottare nella stessa struttura di lavoro. Ho
emesso una ordinanza sulla base appunto delle informazioni e della relazione che ci hanno trasmesso in asse dei carabinieri, perché il personale è libero di muoversi, di entrare e di uscire, naturalmente a fine turni, torna a casa, può andare in giro nei propri comuni di residenza, e siccome lì c'è un focolaio, il rischio che il contagio dall'interno della struttura si trasmetta all'esterno c'è, e siccome su questo non sono state prese particolari misure, allora io nell'ordinanza ho dato alcune indicazioni che riguardano non solo ribadire e rafforzare tutte le misure che già sono in vigore e che la cooperativa che gestisce il centro sta applicando, ma delle misure aggiuntive in via precauzionale che riguardano appunto il personale, e si dice che appunto innanzitutto dovrebbero, se possibile, rimanere e scegliere di rimanere anche dentro la struttura. Lì tra l'altro ci sono posti e c'è spazio, perché è certificato e sono autorizzati per 47 posti letto, e gli ospiti attualmente ricoverati sono 21. Ma se questo non è possibile, la ASL o i proprietari della struttura possono scegliere altra residenza, alberghiera, dove possono stare il personale una volta finito le ore di lavoro, oppure, se vanno a casa, usare tutte le precauzioni possibili e fare solo il percorso da casa al centro, appunto, evitando in questo momento, fino al 3 maggio, fino alla data, diciamo, di scadenza del provvedimento governativo, che in pratica impone certe prescrizioni su tutto il territorio nazionale, quindi anche sul nostro, fino al 3 maggio, dicevo, di limitarsi a fare i percorsi strettamente indispensabili per raggiungere il posto di lavoro. Un tentativo di deregulation a beneficio dei privati. L'accordo con le cliniche è pieno di criticità e va immediatamente rimodulato. È il duro attacco sferrato dal sindacato dei medici ANAO Abruzzo all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri e alla maggioranza di centrodestra che governa la regione in merito alla ordinanza del presidente della giunta regionale Marco Marsiglio di Fratelli d'Italia, con la quale si norma il coinvolgimento della sanità privata nella emergenza coronavirus. Noi abbiamo intervistato il segretario aziendale dell'Aquila, Loreto Lombardi. Ascoltiamo. Noi diamo inizio con questo a una deregulation del sistema che poi può non essere controllabile più nel futuro, cioè nel senso che togliere o eliminare anche temporaneamente alcune regole, possono poi queste regole rimanere nel tempo, come spesso succede in Italia. Per Loreto Lombardi, medico dirigente dell'ospedale dell'Aquila e rappresentante della NAO Assomed, l'accordo che la regione ha messo in piedi con la sanità privata abruzzese è un vero e proprio salvataggio dei privati. La NAO infatti contesta duramente l'intesa e mette in discussione anche il fatto che il coordinamento delle iniziative e del quadro organizzativo delle prestazioni sia riservato al referente sanitario regionale per le maxi emergenze, cioè Alberto Albani, primario del pronto soccorso di Pescara. L'accordo è stato fatto senza né sentire i direttori generali, le direzioni strategiche, quindi è calato dall'alto. Venerdì scorso è stata mandata una lettera ai direttori in cui dovevano nominare la persona che avrebbe firmato questo accordo, quindi il direttore generale perde ogni tipo di indipendenza, cioè viene completamente esonerato, esautorato dalle sue attività. C'è poi tutto il capitolo legato alla garanzia di liquidità che la regione ha messo in campo per la sanità privata, con le aziende sanitarie locali che dovranno anticipare l'80% del budget mensile anche senza che le prestazioni siano state effettuate. La regione dice che queste società possono ristorare questi anticipi durante il corso del 2020, cioè nel senso aumentare i ricoveri, quindi di RG, quindi i ricavi, sopra il tetto mensile massimo che viene loro stabilito per legge regionale. Il discorso è questo, è che mantenendo gli stessi posti letto, lo stesso personale, come faranno le case di cura ad aumentare i DRG? Mantenendo soprattutto la stessa qualità. Il Servizio Sanitario Nazionale, in questo caso quello regionale, non può certo fare da banca, nel senso che noi dobbiamo dare salute,
Altre criticità sono legate al pagamento a giornata di degenza per pazienti Covid-19, da 250 a 1.100 euro se il paziente è in terapia intensiva, all'abbattimento dei ricoveri per patologie non Covid del 15% se sanitari del Servizio Nazionale andranno a lavorare nelle cliniche. Per tutti questi motivi, la NAO, che non si dichiara contraria ad una integrazione fra pubblico e privato, chiede che i sistemi però non siano messi in competizione e pertanto che l'accordo da poco sottoscritto venga rimodulato. Questi 16 milioni di euro che la Regione ha messo a disposizione, che sono in questo accordo, magari potevano essere ripartiti in maniera diversa e in parte, quota parte, riversati anche sul sistema sanitario pubblico, che in questo momento comunque ha dovuto sopportare tutto il carico o gran parte del carico dell'emergenza. Il sistema sanitario pubblico in questo momento è quello che ha fatto argine tra virgolette in Abruzzo, perché ve l'ho detto, una situazione disastrosa come quella lombarda non c'è stata, anche se a Pescara momenti di criticità importanti ci sono stati. Però la sanità privata deve essere una sanità diciamo che non va in concorrenza con il pubblico, perché se no avremmo due macchine, una 500 e una Ferrari, che si apprestano a fare una gara su strada nelle quali la Ferrari è certo la casa di cura privata, perché le case di cura privata non hanno le stesse spese che ha un ospedale, come uno può ben capire, non hanno pronto soccorso, non hanno tutta una serie di strutture che invece noi abbiamo. Quindi se li mettiamo in competizione dal punto di vista economico, di riduzione dei costi, sicuramente vince la casa di cura privata, cioè la Ferrari. Noi siamo una 500, forse anche meno. Questa mattina consegna dei lavori alla Omnia Servizia, società della holding che fa capo all'imprenditore Antonio Colasante, che si è aggiudicata l'appalto per la realizzazione del Covid Hospital di Pescara. Vediamo. Sindaco Masci, dalle parole ai fatti, consegnati questa mattina i lavori per il nuovo ospedale Covid di Pescara. Sì, io in maniera scherzosa ho detto che non c'erano tecnici svizzeri, però siamo arrivati lo stesso ad un risultato veramente eccezionale, perché in pochi giorni abbiamo messo in piedi una task force che ha lavorato per far sì che un progetto del genere potesse essere approvato dal Ministero, dalla Protezione Civile, potesse essere finanziato, e adesso sono stati consegnati i lavori e nei prossimi 15 giorni vedremo i fatti, i primi 30 posti letto, poi 50 entro un mese e a seguire 214 posti letto a disposizione di Pescara, a disposizione della provincia, dell'Abruzzo, perché questo sarà un punto Covid-19 che rimarrà per sempre, non sarà smontato alla fine dell'emergenza. E questa è la cosa positiva e forte che ha fatto sì che il Ministero approvasse il progetto, unico in Abruzzo e uno dei pochi in Italia che è stato approvato. Per l'azienda Colasante è motivo d'orgoglio partecipare e contribuire alla costruzione di questo ospedale Covid a Pescara? Assolutamente sì, appena abbiamo ricevuto l'avviso di partecipazione alla gara abbiamo immediatamente sposato questa causa, in primis per il valore sociale dell'opera, quindi che sarà un'opera a servizio di tutti gli abruzzesi, sarà sicuramente un vanto per l'Abruzzo, oltre che una sicurezza e una garanzia per la popolazione. L'unica difficoltà è il tempo. Il resto le lavorazioni le conosciamo bene, è il nostro mestiere, quindi sono lavori che abitualmente facciamo quotidianamente. E l'elemento nuovo, la difficoltà unica è il tempo, quindi realizzare quello che facciamo abitualmente con dei tempi notevolmente ridotti, quindi questa è l'unica sfida. Iniziamo più o meno con una cinquantina di risorse che si aggiungono alle risorse che già sono presenti in ospedale, perché parallelamente facciamo anche il servizio di manutenzione, già siamo impegnati in altri lavori presso l'ASL, quindi sono 50 risorse aggiuntive alle, credo, se non ricordo male, una trentina, alle 30-35 risorse già presenti in ospedale per espletare i servizi ordinari. L'impegno è di realizzare i primi posti tra 20 giorni.
È stato pubblicato sui siti della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute il bando per identificare l'azienda che fornirà al Governo il kit per i test sierologici. C'è tempo fino al 22 aprile per partecipare alla gara. Il 29 sarà sottoscritto il contratto di fornitura. Vediamo. I risultati dei test sierologici e l'utilizzo di una app per il cosiddetto contact tracing rappresentano due passaggi essenziali per la definizione della fase 2, cioè quella nella quale il governo procederà all'allentamento delle misure del lockdown e alla ripresa graduale di alcune attività. Proprio questa mattina il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha sottoscritto e pubblicato il bando che mette a gara con procedura semplificata e di massima urgenza l'acquisto di kit, reagenti e consumabili per l'indagine sulla diffusione della malattia da Covid in Italia. Tutte le aziende che hanno approntato kit per gli esami sierologici sono invitate dunque a partecipare al bando e avranno tempo da oggi fino al 22 aprile per presentare la propria offerta in formato PDF all'indirizzo PEC presente sul bando pubblicato sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute. Già il 29 di aprile il commissario sottoscriverà il contratto di fornitura con l'azienda vincitrice sulla base della scelta di un'apposita commissione esaminatrice all'interno della quale ci saranno tra gli altri due componenti designati dal Comitato Tecnico Scientifico. Tra i requisiti principali, come ripetuto dagli esperti in questi giorni, c'è la necessità che i test abbiano un elevatissimo livello di sensibilità e specificità, tali da abbattere in maniera decisa il rischio di definire falsi positivi e falsi negativi. Il test sierologico verifica se nel sangue della persona sono presenti quegli anticorpi che il sistema immunitario ha dovuto sviluppare per difendersi e poi sopraffare il virus, e i margini di errore vanno ridotti. Va detto che il kit che sarà utilizzato tramite questo bando servirà per sviluppare una indagine epidemiologica e quindi avere il quadro della diffusione nella popolazione del SARS-CoV-2 basandosi su un campione di 150.000 persone selezionato con l'ausilio di Istat in tutto il paese e diversificato per genere e 6 fasce di età. Una gara che invece si è già conclusa è quella della app di contact tracing, ovvero di localizzazione dei contagi. Se l'è aggiudicata una società di Milano, la Bending Spoons. Il nome dell'applicazione è Immuni e risponde ai requisiti fissati, la volontarietà, la riservatezza dei dati e l'utilizzo di tecnologia Bluetooth. Segnalerà alle persone se nei giorni precedenti è stata a contatto o nelle strette vicinanze di un individuo che poi è stato diagnosticato Covid positivo. In attesa che venga testata in alcune regioni, è già chiaro che la app sarà efficace solo se sarà scaricata sugli smartphone del 60% degli italiani. In considerazione del volume elevatissimo di tamponi confluiti nei laboratori regionali per l'accertamento di positività al coronavirus, la direzione della ASL Lanciano Vasto Chieti ha deciso di limitare la sola giornata di oggi, sabato 18 aprile, i test a Caldari, contrada di Ortona, in provincia di Chieti. La scelta, si legge in una nota, è stata determinata dalla necessità di non gravare ulteriormente i laboratori in questa fase, nella quale gli stessi sono sottoposti a una grande pressione e si rende indispensabile evadere i numerosi tamponi già consegnati e in attesa di essere lavorati. Inoltre il campione ematico che sarà prelevato per l'esame sierologico sarà congelato in attesa di essere analizzato appena ci saranno le necessarie autorizzazioni. I risultati resteranno anonimi e saranno utilizzati ai fini di un approfondimento epidemiologico. Alla luce dei risultati dei test eseguiti sabato 18 si faranno le dovute valutazioni sulla zona rossa e sull'eventuale rimodulazione dei provvedimenti restrittivi. E restiamo in argomento perché si aspetta soltanto l'ufficialità, ma sembra che la zona rossa in area Vestina abbia le ore contate. Di questa scelta non tutti i sindaci sono contenti, è il caso del primo cittadino di Civitella Casanova, per il quale una riapertura adesso vorrebbe dire vanificare gli sforzi fatti in questo mese. Intanto nella Valfino si va verso la proroga delle misure restrittive. Il servizio è di Stefano Recanati. C'è molta attesa nell'area Vestina per la decisione del presidente della giunta regionale Marco Marsiglio sulla zona rossa. Infatti tra oggi e domani il governatore regionale, una volta letta la relazione epidemiologica della ASL di Pescara, dovrà decidere se prorogare o no la zona rossa, anche se voci di corridoio già danno per certa la revoca della zona rossa per quanto riguarda l'area in provincia di Pescara. I comuni che attendono la decisione sono 4, dato che il comune di Picciano è già fuori dalla cintura sanitaria da una settimana, ma anche qui si attende l'esito di nuovi 20
cosiddetti tamponi. Ma i pareri dei sindaci per ora sono discordanti. Da una parte ci sono Montebello di Bertone e Farindola che vorrebbero ripartire per dare la possibilità alle tante attività agricole presenti di non veder vanificato il restante anno di lavoro. Se nel primo comune è stato registrato un solo caso di positività nell'ultima settimana, nel secondo ad oggi si contano solo pochi casi in isolamento domiciliare. Chi non si sbilancia più di tanto è l'amministrazione comunale di Penne. I casi accertati sul territorio comunale ad oggi sono 114, con la curva dei contagi scesa nei giorni, ma che continua a preoccupare. Non fosse il fatto che molti residenti sono ancora in attesa del risultato del tampone. Chi invece è fermo sull'idea di non uscire dalla zona rossa è il sindaco di Civitella Casanova, Marco D'Andrea. Il primo cittadino spiega come questo non sia il momento di vanificare tutto lo sforzo fatto finora. Niente, ho già comunicato la mia opinione. La mia opinione è quella di rimanere ancora in zona rossa, perché siamo entrati con circa, non mi ricordo bene, se erano 14-15 casi, ora siamo a 33 e molto probabilmente potremmo ancora peggiorare, e quindi per me è necessario restare anche almeno una settimana per non vanificare un po' tutti gli spostati. Chiaramente quello che dico per noi è un disagio perché siamo chiusi nei nostri confini, insomma, viviamo quotidianamente la difficoltà di ogni singolo movimento, di ogni singola libertà, però purtroppo è dovuto per la salute pubblica. Al momento si resta in attesa, così come si resta ancora in attesa per l'avvio dei tamponi alla popolazione. Ma adesso l'unica parola che esce dal coro in maniera unanime è sostegno. Un sostegno da parte della Regione e dello Stato per cercare in qualche modo di far ripartire tutta la macchina economica e sociale dell'area. Discorso diverso per la Valfino, dove si va verso una nuova proroga della zona rossa. Sono 61 complessivamente i casi positivi al Covid-19 a Lanciano, lo afferma il sindaco Mario Pupillo. 4 i casi accertati nelle ultime ore, il più giovane ha appena 11 anni. Ascoltiamolo. Come ha sottolineato più volte, questo virus non guarda la carta d'identità, colpisce tutti. Assolutamente sì. Per dare dei dati ai nostri concittadini, noi abbiamo 56 che oggi diventano 60 perché ci sono altri 4 Covid positivi, ma oggi la notizia è che Covid positivo è un ragazzo di 11 anni, quindi abbiamo abbattuto il record che era di un ragazzo di 17 anni, e questo per farvi capire come il virus si diffonda in maniera rapida, familiare, in ambito familiare, in ambito ovviamente sociale, e quindi questo significa che dobbiamo stare particolarmente attenti, mantenere il distanziamento sociale, perché questa è la medicina migliore per combattere il virus. Dobbiamo essere chiari e sinceri, è una epidemia straordinariamente importante, quello che sta succedendo in tutto il mondo sta mettendo in crisi anche l'aspetto diciamo economico, e noi come comune abbiamo già distribuito 400 buoni alimentari che il governo Conte ha destinato a Lanciano, la somma complessiva è 230.000 euro. La prossima settimana avranno anche altri 250 cittadini questo bonus, che sicuramente andrà a attenuare le sofferenze. Speriamo che la fase 2 cominci affinché si possa avere una ripresa delle attività lavorative, imprenditoriali, commerciali, artigianali. Come comune ci stiamo ovviamente predisponendo per venire incontro anche a coloro che non dovessero avere i requisiti per avere questi bonus, perché con il settore dei servizi sociali stiamo compensando anche con delle donazioni che vengono attraverso un numero di conto corrente e di IBAN che è sul nostro sito comunale. E oggi c'è stato un bel regalo di un nostro dipendente che ha voluto fare un disegno rappresentando la sofferenza dei medici, e l'ha voluto dedicare a loro, a coloro che sono morti, e noi l'abbiamo pubblicato sul nostro sito perché Angelo, il nostro dipendente, Angelo Antonini, ha voluto fare questo regalo per dare riconoscimento a chi si sacrifica.
Dopo la redazione del protocollo da parte del Comitato Medico Scientifico della Federcalcio, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, torna a parlare dell'eventuale ripresa dell'attività agonistica con una intervista al sito Tuttomercato Web. Per i club di Serie B, dice il massimo dirigente biancazzurro, non sarà facile rispettarne le prescrizioni. Vediamo. In Serie B c'è già chi muove i primi passi verso il ritorno in campo. Il Frosinone del presidente Stirpe ha fatto sapere con comunicato ufficiale che in ossequio alle prescrizioni del DPCM del 10 aprile le attività della prima squadra riprenderanno da lunedì 4 maggio, salvo diverse indicazioni. In settimana il Comitato Medico Scientifico della Federcalcio ha stilato un protocollo che fissa le linee guida per la ripresa degli allenamenti e dell'attività agonistica, una versione ancora modificabile a seguito di eventuali osservazioni prima della sua finalizzazione e consegna ai ministri della salute e dello sport. Intanto molti presidenti e dirigenti continuano a interrogarsi sulla fattibilità di esecuzione del protocollo, soprattutto per molti club professionistici non di Serie A. Da un lato la voglia ma anche la necessità di tornare in campo, dall'altra la convinzione che la salute viene prima di tutto. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, sabato scorso aveva detto chiaramente: vogliamo tornare in campo solo se saremo in condizioni di sicurezza, ed in una recente intervista al sito Tuttomercato Web è tornato sull'argomento e sul protocollo che, dice Sebastiani, dal punto di vista medico non fa una grinza, è giustissimo ed è stato fatto da personalità importanti che sanno che quarantena e distanziamento sono l'unico modo per evitare contagi, ma è di difficile applicazione. Noi della Serie B dovremmo organizzarci, nessuna società credo abbia un centro sportivo con stanze interne, vanno trovati alberghi nelle vicinanze adibiti solo ad ospitare tesserati e staff. Anche i lavoratori dell'albergo stesso, prosegue Sebastiani, e penso a cuochi ma anche a personale vario, dovrebbero rimanere sempre all'interno della struttura. Credo sia difficile obbligare persone a rimanere lì notte e giorno per 60 giorni. Ci adegueremo, ma dovremo capire come sono i tempi e se non ci sono scadenze, perché il problema vero è questo: capire se si possono allungare contratti e prestiti. Di chiarezza ne è stata fatta poca. Io ho sempre ragionato da sistema, mai per i fatti miei, fa notare il massimo dirigente del Pescara. Noi siamo tra le poche realtà che possono permettersi una struttura vicina al centro sportivo, dato che ho una proprietà lì accanto. In Serie B, conclude Sebastiani, si trova molta difficoltà di fronte a una situazione così. E mentre la Federcalcio fa il possibile per la ripresa dei campionati professionistici di Serie A, B e C, ha dovuto alzare bandiera bianca per i campionati giovanili e ha disposto la sospensione definitiva del campionato Berretti, del campionato primavera femminile e dei campionati organizzati dal settore giovanile scolastico, dagli under 18 agli under 13. È tutto per questa prima edizione del TG6, i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Vi rimando alle prossime edizioni del nostro notiziario alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.